Tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Finalmente, dopo tanto tempo, rientro di nuovo nel canale YouTube facendovi questa ricetta semplicissima. Andrò a fare il filetto di platessa. Questo è di quelli freschi, a scaloppina. Allora, come prima cosa, come avete visto, c'è la farina qui e vado a panare leggermente i filetti di platessa. Li farò con i funghi. Una ricetta velocissima. Non sono tanto presente, come avrete capito, ho trovato un lavoro che mi porta via un po' di tempo, ma sono contenta di averlo trovato. Eccoci qui ai fornelli. Mettiamo un filo di olio e facciamo diventare l'olio caldo. Preparatevi già un piatto che dopo lo toglieremo. Lo saliamo e lo togliamo già, altrimenti non riusciremo più a prenderlo, e lo mettiamo in un piatto.
mettiamo un altro po' di olio. Un po' di cipolla, in questo caso la metterò disidratata, e un po' di aglio, tutto disidratato. Andiamo a mettere i funghi tagliati a piccoli pezzettini. Ho messo i cardoncelli e i funghi champignon. Come avete potuto vedere, non li ho messi tutti in quanto devo fare anche il risotto. Un po' di acqua, un po' di sale. Facciamo cuocere. Punto che i funghi si sono appassiti, alziamo di nuovo la fiamma e rimetto i miei filettini di platessa, facendo attenzione a non romperli. Vabbè, si romperanno comunque, e allora faccio così in modo da far unire i due sapori, cioè il pesce con... Ecco fatto. E faccio cucinare almeno per 5 minuti a fiamma alta per far restringere il sughetto. Ultimi 2 minuti senza coperchio. Come potete vedere, adesso ci sono i funghi sopra. Con un cucchiaio prelevate e mettete sopra, perché non è che potete girare, altrimenti il pesce già si è rotto un po', si rischia di frantumarlo. E quindi ecco qui, ultimi minuti a fiamma alta, come sempre, già da prima e senza coperchio.
faccio restringere un altro poco, si formerà la salsina, sta già tutto salato e questo è il mio filetto di platessa ai funghi. Quindi, se vi è piaciuta questa ricetta, mettetemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, fatelo subito. E noi ci vediamo in una prossima ricettina e mi raccomando, scrivetemi un commento perché a me fa molto piacere. Ciao!